Ciao ragazze e ragazze, qua Kenneth the King nel mio canale. Eccoci qua tornati con questo nuovissimo video. Siamo tornati, raga, siamo a quota 6, sesto episodio del nostro Let's Play su Call of Duty Black Ops 3. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte, diciamo a metà tra la prima e la seconda parte, dato che le missioni sono 11 e siamo tra la quinta e la sesta, quindi diciamo a metà. Controllavo qua un po' tutto quello che ho sbloccato e ci sono varie armi che vorrei comprare, che vorrei ancora mi consigliaste voi. Se vi do tempo fino a questo episodio, quindi se non mi consigliate niente, ne sceglierò io una a caso, ma è giusto per anche, diciamo, interagire con voi, quindi se voi avete qualche arma in particolare, me lo potete dire. Il bidello qua sta controllando la ruota. Bidello, fai un ottimo lavoro perché mentre noi ci muoviamo la ruota si sgonfia, io te picchio a sangue. Che cazzo di giro? Raga, questa scena farà brividire il sangue perché c'è tutta quella gente impiccata, quello che tipo sembra crocifisso. Comunque, raga, vorrei dirvi anche che gli analytics stanno andando benone, anzi benissimo, e gli iscritti salgono sempre di più, quindi vi ringrazio enormemente. Siamo a quota 415, quindi 415 volte grazie. Su di noi nemmeno una nuvola, cazzo c'è? Hendrix, fai strada, dai. Sì, ho sentito anch'io, c'è qualcuno. Grazie. Hendrix, non me ne sarei mai accorto senza di te. Eh sì, morite tutti e male. Sì, ma potremmo camminare un po' più veloce, Hendrix. Ok che dobbiamo fare una missione di assassinio. Raga, quel robot lì sotto non mi piace per niente. E non... Cosa ha fatto? Oddio! Cosa ha fatto? Oddio! Rallenti! 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 Gran Madonna mia! Fantasticissimo! E lui distrugge quel robot! Raga, è un grande! Quest'uomo è un grande! Quest'uomo è un grande! Quest'uomo è un grande, raga! Io voglio veramente regalargli 300 vergini, perché 72 sono troppo poche. Raga, l'abbiamo devastati! Cioè, proprio non mi hanno impensierito neanche per un secondo. Eccoli, raga, non mi piace, non mi piace. Ho visto qualcuno. Oddio! Morti tutti! Oddio! Eri rimasto ancora vivo. Chi cazzo è che mi sta sparando? Ah, eccolo lì, so. Madonna, raga, che headshot! Headshot da paura! Questo poverino è impiccato. Camminiamo in maniera più stealth possibile, alla tipo Hitman. Taylor, hai un po' rotto i coglioni però, io te lo voglio dire così, che hai un po' rotto i coglioni. Guarda questo coglione che vuole bruciare tutti e tutto, guarda! Ti taglierei la mano, la testa, le budella, tutto! No, raga, veramente vuole far prendere tutti a fuoco? Con la benzina? Ma lo vedete che questo gioco suscita il terrorismo? Che vuol dire che non devono vedermi, raga? No, non mi dite che se mi vedono fallisco la missione. No, questo tipo di missione non mi sono mai piaciuto. Raga, cosa... Ah, là è. Eccolo lì, morto. Raga, 1, 2, 3. Headshot, bitch. E che problema c'è? Li eliminiamo, no? E come? Muori. Madonna, raga, che headshot in semi-no-scope. Ma dove cerchi di nasconderti? Tanto ti prendo comunque. C'è qualcuno che mi sta sparando, non riesco a vederlo. Ah, ci sono i droni di merda, eccoli. Droni del cazzo. Quanti ne rimangono? Uno solo? E che problema c'è? No. E morite tutti, droni del cazzo. Ok, apriamo il cancello. Apri per favore, grazie. Ok, già questa cosa non mi piace assolutamente. Ah, Hendrix, grazie Hendrix, mi ha fatto cagare addosso ancora una volta. Cosa ci aspetta? La merda ci aspetta, come sempre! Cosa enorme lì sotto! Ah, tu mi copri! E io giustamente devo fare il lavoro sporco! Ma quanto sei intelligente, Hendrix, veramente! Raga, io voglio vedere... Che stealth! Anche questi stealth? Tac! Te muori! Oddio, raga, mi stanno cercando e anche male! Muori, coglione! Voi perché provate a cercarmi? Io vi uccido male. Raga, sto tipo uccidendo, ma io dovrei fare un po' di stealth, perché se no non ha... che cosa vuoi fare, cecchino? Raga, sapete che faccio? Io me lo prendo il cecchino. Perché voglio un po' sniperare, perché ancora non l'ho ancora fatto. Tipo così. Raga, stealth sto cazzo, li ho uccisi tutti. Quasi tutti, perché ancora non sono morti tutti. C'è uno che mi sta inseguendo. Dovrebbe essere andato, sì. E io direi, raga, di ucciderlo male alla testa. Vediamo. Preso. LOL. Cosa vuoi fare? Coglione, che salti. Muori anche tu.
Mi ha fatto cagare addosso. Eeeh, muori, coglione. Ok, quello là direi che può morire. È la tua ultima. E l'ho allertato un'altra volta, che è rottura di coglioni. Ma adesso che dovrei aspettare che ritornano in posizione? Fra quando? Fra 20 anni. Ok, tornando tutta la normalità, direi di andare avanti, sperando che non ci sia nessuno. Ok, c'è qualcuno, ma questo lo ammazziamo easy. Ok, alla buon'ora, ma pensavamo fossi morta. Comunque ci hanno detto che sono andati nel rifugio, quindi lì penso ci sarà la merda più totale fra poco, Ecco cosa c'è. Julian Xo, ma chi cazzo è? Tutta gente impiccata, gente che la vogliono buttare dai balconi. Cioè, ma così si divertono a Singapore? Ok, raga, spero che questa parte sia la miglior parte della missione, perché non è stata una missione difficilissima. Anzi, è stata una missione piuttosto semplice fino adesso. Muori, cecchino di cazzo. Io direi di usare il Locus, che li uccide tutti così. 1, 2, 3. Anche da dietro le palme io ti vedo e ti ammazzo. Qua, no. 4, 5, 6. Lol, che forza. 7. Non ci sono più cecchini lì sotto. Perfetto, sono finiti. Ah, ma ci sono quelli lì sotto, giustamente. Perché se finiscono sopra sono sotto. Ma io ho una miriade di munizioni in questo cecchino, cioè posso fare strage. No, raga, lo sapevo che ci doveva essere la merda. Lo sapevo, raga, lo sapevo. Io me lo squaravo, raga. No, no, oi. Con sti missili del cazzo. Spariamo con le torrette. Perfetto. 4, 5, 6. Perfetto. Ai. Mi stava distruggendo anche male. Mi stava pawnando anche male. Non possono finire adesso le munizioni. Ok, usiamo. Spariamo un'altra volta. 3, 4, 5. È morto? Incredibile, raga. 2 scariche e muore. Troppo forti. No, altri lo dobbiamo uccidere. Va bene, ne uccidiamo altri. Morto. 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 Raga, tutti a forza di no scoop con il localizzatore. Va bene che è la campagna, ma troppo forti comunque. Oddio. No, raga, che robo di merda, no. Oh, li uccido così, io non me ne fotto un cazzo. Dai, no, non finire adesso le munizioni. Li sto uccidendo tutti col cecchino, troppo forte. Che uccisione meravigliosa, fantasticamente, no. Figlio di puttana, fatti prendere. Sto prendendo solo troni e cazzate varie. E muori, figlio di puttana. Però, ragazzi, vedete che mettersi qua è buono, perché loro attaccano James e compagnia. Io sono solo. Muori. Muori, mamma mia, raga, che... Ma dove dovrei andare, a proposito? Muori 1, preso 2, preso 3, preso 4, preso 5, preso 6. E non muore, ovviamente, perché sono indistruttibili. 2, 3, 4, 5... che cazzo, muori! Vai a farti fottere, vai a farti fottere. Mamma mia, raga, adesso lo ucciderò a forza di... No, preso. Raga, con 3 colpi è morto. Con 3 colpi è morto, sono troppo forte, raga, sono troppo forte. Il cecchino migliore del mondo. Mamma mia, raga, abbiamo raggiunto il plesso in fiamme, raga. E adesso prendiamo Kane, sì, raga, spacchiamogli il culo, devastiamola. Perfetto, ci hanno devastato noi con l'esplosione più brutta della storia dell'universo. Raga, ma dobbiamo scappare? Oddio, mi sa di sì. C'è qualcuno? No. Lo sapevo, i robot ci devono essere. E se no, non ci trovavano piacere, ovviamente. Se non c'erano i robot. Non puoi non prenderlo 2 volte. E che c'è quello più forte, vaffanculo. Te, muori. Scappiamo, aia, scappiamo. Che sta prendendo tutto, cazzo, a fuoco. E sta crollando tutto. E certo che ti sto ascoltando, figlio di puttana, devo scappare, no? E se no, mica posso... Oddio, sto bruciando, va bene, ok, comunque. Apriamo la porta. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ok, scapperemo. Lol. La povera Kane lì, purtroppo, ti dobbiamo uccidere, forse no. Non l'ho capito, raga, sta storia è un po' così, a random. Posso so... Che cazzo? Ma chi cazzo è questa? Figlia di puttana!
Guanciu, muori! Raga, non voglio immaginare niente, lascio tutto al caso, ma l'abbiamo uccisa comunque. Missione terminata, molto semplice è stata come missione, non ho avuto difficoltà rilevanti. È stata anche una missione più veloce, cioè nel senso che è durata meno rispetto alle ultime, e questo va benissimo, abbiamo sbloccato molte cose. Abbiamo sbloccato soprattutto per il locus, il silenziatore, raga, che è importantissimo perché lo userò per non farmi scoprire nelle altre missioni, se mi sbloccherò appunto l'allarma, e in caso la sbloccherò io con i kit sblocco. Poi abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encomi, raga! Troppo forte! E poi i soliti punti esperienza. Se questo episodio è fantastico perché è andato veramente bene, vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un like, di commentare e di iscrivervi come supporto al canale, alla serie e a tutti i video che faccio per voi, perché ricordate che li faccio per voi e non solo per me stesso. Bella.